Ciao amici, benvenuti con un nuovo video. Dato che vi era piaciuto molto questo format che avevo già portato, in cui commentavo uno dei vostri video presi da YouTube e cercavo di trasmettere e dare qualche consiglio utile sulla guida e soprattutto analizzare se mai ci fosse qualche errore, mi sono arrivati tanti video da tutti voi tramite Instagram. Mi raccomando, se volete mandarvi qualche video, volete farmi vedere qualcosa, vi lascio il link, seguitemi su Instagram, io lì cercherò di leggere tutto e cercherò di guardare i video che mi mandate. Ma ho trovato questo video da solo che può fare a caso nostro. Il canale si chiama Sansica Mauro, in questo caso guida un Alfa Romeo Mito 1400 Turbojet ex 120 cavalli, preparata 235 cavalli con launch control, e la pista è Cervesina, quindi una pista che conosciamo bene, che conosco bene, tazze nuvolari, e adesso andiamo a vedere un po' quello che combina. Mauro, premetto che sono tutti consigli, non ti offendere, sono sempre pareri e consigli e spero che possano essere utili. Ci sono anche tutte le modifiche scritte che ha fatto alla vettura. Facciamo partire il video, ci guardiamo anche un po' di intro del buon Mauro. Non male questa intro. Penultima curva di Cervesina. Cosa ho visto, Mauro? Cosa ho visto? Ultima curva. Facciamo finta che non sia ancora incominciato il giro. Facciamo finta così il giro incomincia da adesso. Rettilineo. Arriviamo. Curva 1. Si stacca tardi. Sul cordolo più o meno. Abbiamo la macchina avanti. Mauro? 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 Fermiamoci. Torniamo indietro e rianalizziamo quello che è successo. Alcuni di voi, se non tutti, mi conoscete già e sapete quello che ripeto sempre. Questo è un volante, questo per il simulatore, Cube Controls. Diciamo che per il 95% delle curve che troviamo per strada, e posso dire il 100%, non esageriamo, il 99,9999 periodico delle curve che troviamo in pista, non c'è bisogno di staccare e non si devono staccare le mani dal volante. 9 e 15. Quindi questo è il movimento. Se c'è questo minimo incrocio, va benissimo, perché almeno noi saremo più veloci. In caso la macchina partisse, perdesse controllo, noi siamo veloci a recuperarla e non siamo lì a confonderci. Non ascoltiamo troppo quello che dice la scuola guida, perché non vado avanti. Staccata molto buona, anche la scalata, ma le mani al volante devono stare lì, lì. Qua con lo sguardo anticipiamo tutto. Vedo che comunque non vedo gli occhi, ma col casco vedo che stai già puntando la curva. La traiettoria in realtà non è così male, anche se il punto di corda è un po' anticipato, l'avrei posticipato, ritardato un po'. Però il problema più grosso che vedo qua è appunto l'uso del volante. Poi qua vai sul gas e qua potresti farla scorrere un po' di più. Alla fine del cordolo ci sei arrivato, però sei arrivato un po' troppo tardi, quindi qui avrei dato gas e riallineato il volante prima, così da farla scorrere e riuscire ad andare sul gas prima. Arriviamo a curva 2, staccata, torna. Tornante, che l'uscita non è assolutamente male. L'uso del volante, Mauro, se un giorno ci vediamo ti attacco le mani a quel volante. 9 e 15, te lo farò sognare questo 9 e 15. L'entrata non è male, la traiettoria non è assolutamente male. Hai frenato un po' troppo, hai portato un po' poca velocità. Questo te lo dico perché se ti sento andare subito sul gas, quindi ti sei reso conto di essere un po' troppo lenti quel momento lì e sei voluto andare sul gas, ti sei appoggiato sul gas, ma poi la macchina fa questo movimento qua, quindi trasferimento del carico è un po' sbagliato, quindi si frena, si stacca e quando si va sul gas si va tutto in una volta. Non vuol dire che debba essere un pulsante, si deve andare in modo graduale, però quando si inizia ad andare si porta fine uscita di curva. Adesso ci si deve riportare sulla destra per affrontare la curva più lenta della pista, quindi un tornantino stretto, 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 che anche in questo caso non si devono spostare le mani dal volante. Arriviamo qua. Stacca. Mauro, questa curva l'hai fatta perfetta. Anche in traiettoria sei entrato bene, non hai staccato le mani dal volante, lo sai fare benissimo. Nella curva più stretta non hai staccato le mani,
che è il punto dove solitamente viene, se non si è esperti, da staccarle. Basta applicarti perché il talento c'è, lo dicevano spesso a scuola. Quindi qua arriviamo alla S. S uguale sacrificare. Sacrificare cosa vuol dire? Non portare troppe velocità e non andare troppo larghi nella prima curva, perché poi abbiamo una curva subito dopo. Quindi se siamo troppo veloci o troppo larghi tra una curva e un'altra, poi ci troviamo in difficoltà e non riusciamo a dare gas e non riusciamo a far scorrere la macchina in uscita della S. Guardiamo bene e poi analizziamo. Mauro, direi affatto non male. Sei entrato in curva nella prima parte, hai sacrificato tantissimo, quindi molto 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 bene, anche troppo per questa S, quindi sei andato proprio sulla teoria giusta. Qua a mio parere puoi andare anche un po' più a destra, quindi portare un po' più di velocità. Appena entrato nella S ti sei appoggiato sul gas un po' troppo presto, puoi portare più velocità e andare un po' più largo, ti ritroverai un po' più in mezzo alla pista, però così a livello teorico è il massimo. Per guadagnare un po' più di tempo, siccome conosco bene questa pista qua, puoi andare leggermente più a destra. E in uscita di curva qua sei stato un po' in ritardo, quindi secondo me sei andato un po' in ritardo con lo sguardo, potevi anticipare un po' di più, perché dove guardi vai, quindi anticipa tutto con lo sguardo. Qua secondo me hai un po' ritardato con lo sguardo, quindi sei andato anche un po' in ritardo nella curva. Bene, però qui potevi riallineare il volante prima, qui non hai sfruttato tutta la pista, sei arrivato fino al cordolo, ma qua puoi andare anche oltre. Vedi il cordolo, poi c'è un po' di asfalto, puoi sfruttarlo tranquillamente. Bene, perché non è affatto male la curva che hai fatto. Arriviamo a un altro tornante, anche questo molto stretto. Le mani, Mauro, le mani. Non è male, sono queste mani. Non è male, forse in uscita della curva che abbiamo appena visto potresti sfruttare un po' meno la carreggiata, la corsia, la pista. Perché? Perché dovresti sacrificarla un po' di più per poi riuscire a impostare meglio questa curva che vedremo, che è una doppia curva, però si deve affrontare come se fosse una curva unica. Mauro, oltre l'uso del volante, che ormai ne abbiamo parlato e riparlato, ristraparlato, che dobbiamo correggere assolutamente, questa forse è la linea che sbagli un po' di più. Perché questa, come dicevo, devi affrontarla come se fosse una curva unica, non doppia curva che freni, entri, dai gas, molli, ridai gas. Qui quello che devi fare è puntare l'entrata, andare anche bello largo tra una curva e un'altra, quindi arrivi, stacchi, vai largo, largo, largo tra una curva e un'altra, qui dovresti portare la frenata fino a qua, bello largo, così al centro delle due curve hai finito la tua frenata, giri e dai gas e sfrutti bene l'uscita, quindi poi la imposti come se fosse una curva unica e qui ti ritroverai che dovrai andare più largo, che la farai scorrere prima. Questa è la curva dove ho visto che a mio parere hai perso più tempo di tutto il giro. Poi arriviamo alla ultima S, che è la penultima curva. Qua bisogna tagliarla bene. Allora, qua non mi sento di dirti che hai sbagliato tanto, perché so che la tua macchina, forse quindi non volevi tagliarla troppo, rovinare troppo la macchina, però ti posso garantire che quei bump lì non sono così alti, quindi anche se li tagli un po' di più non succede nulla alla macchina. Magari avevi un po' paura in questo caso qui, quindi ci hai girato un po' intorno a questa S. Abbiamo perso il tempo perché è come se avessi fatto una S più stretta di quel che è realmente. Prossima volta, se vuoi azzardare un po' di più, puoi tagliare di più il sinistra, tagliare più il destra e quindi la S ti sembrerà più dritta e quindi sarà più veloce, però non mi sento di criticare troppo questa curva. Poi arriviamo all'ultima curva, che è una curva molto particolare. Bello, allarghi bene.
Allora, forse qua ti sei fatto prendere un po' dalle vetture che avevi davanti, quindi ti sei fatto confondere un po' da loro, perché la linea è sbagliata. Rivediamo. Uso delle mani, uso il volante, male, male, male. Qua entri, potrebbe anche andare bene, ma da questo momento in poi tu sei così col volante. Da questo momento la curva è finita. È come se fosse la parabolica di Monza. Retta in ingresso e da questo momento in poi dovresti dare gas e riallineare il volante. Quindi riuscire a dare gas presto, perché è un lungo rettilineo e sfrutteresti molto di più l'uscita di curva e quindi tanta velocità più in rettilineo. Da questo momento dovresti andare largo, vedi? Vedi che c'è anche delle linee per terra qua, qua è gomma. Qua dovresti essere già praticamente sul cordolo e qua stai perdendo velocità che poi te la porti avanti per tutto il rettilineo. Quindi qua è tempo perso, qua c'è traffico, 36,9, secondo me potresti tirare giù ancora un po'. Sicuramente non è un brutto giro, non so quanta esperienza tu abbia, quindi bravo, ti lascio un bel like, non te la prendere per i miei commenti, per i miei pareri, sono solo consigli e spero di esserti stato utile. Quindi fatemi sapere voi nei commenti, fatemi sapere via Instagram, se volete essere commentati anche voi un vostro giro, un vostro video, qualsiasi cosa, e fatemi sapere se questo format che ormai si chiama Le Osserva vi piace oppure no. Ci vediamo al prossimo video, ciao.